della presentazione al pubblico della notifica dell'archivio della biblioteca di Umberto Eco, quindi capite anche il motivo per cui non è qui, insomma. È una situazione significativa. Diceva appunto, riporto ovviamente i saluti più sentiti di Annalisa Rossi, che avrebbe veramente voluto essere presente e che ha delegato me a rappresentarla, situazione della quale io sono particolarmente felice perché, come alcuni di voi sapranno, ho lavorato 18 anni a Como, quindi ho un legame particolare con questa città e appunto ho lavorato in archivio di Stato e adesso appunto sono passata in sovrintendenza. Per rappresentarvi quello che la sovrintendenza avrebbe voluto dirvi questa sera, parto dal ricordarvi la funzione principale che è quella della sovrintendenza, il motivo per cui la sovrintendenza esiste è proprio quello della tutela degli archivi. Tutela di una quantità sterminata, di un patrimonio sterminato, perché la sovrintendenza archivistica e adesso anche bibliografica della Lombardia ha come competenza territoriale tutta la regione, e il lavoro che svolge è appunto sono oltre 1500 comuni, tutte le scuole, gli ospedali, enti pubblici, camere di commercio, archivi privati, biblioteche, e quindi capite che questo è veramente, siamo in 5 gli archivisti su tutto il territorio, quindi comunque cerchiamo assolutamente di fare il possibile. In questo contesto è evidente che l'attività di collaborazione, quindi trovare una collaborazione con gli istituti che sono i detentori, gli istituti privati che sono i detentori delle carte, è una situazione privilegiata per il quale diventiamo alleati, insomma, diventiamo veramente un asse su cui progettare interventi. E questo avviene in particolar modo per questo tipo di documentazione, come appunto quella di cui trattiamo questa sera, che certamente concorre alla narrazione di una comunità, che certamente coagula delle informazioni che portano al riconoscimento di una collettività, quindi questo ha maggior ragione. In questa attività appunto che avete svolto, di cui si presentano gli esiti questa sera, il supporto della sovrintendenza è assolutamente totale, come dicevo, perché è assolutamente consonante con la funzione istituzionale che la sovrintendenza svolge. La documentazione prodotta dai privati è soggetta alla tutela della sovrintendenza, mentre invece l'altra faccia dell'amministrazione archivistica è costituita dagli archivi di Stato, che si preoccupano di conservare quello che le amministrazioni dello Stato hanno prodotto. Allora è chiaro che è solo il concorso dei due profili, privato e pubblico, che consentirà poi di effettuare una ricostruzione storica efficace. Perché se le realtà private non si fanno portavoce attiva, pur con tutto quello che noi possiamo affiancare, però se appunto le realtà private non si fanno portavoce attiva della conservazione dei propri documenti, noi un domani avremo solo il lato ufficiale della documentazione conservata in archivio di Stato, della Questura, della Prefettura e di questo tipo, e quindi veramente ci perdiamo la possibilità di ricostruire a tutto tondo un evento e un fenomeno. Quindi niente, vi ringrazio, ovviamente porto i complimenti per il lavoro che confido sarà una tappa di un lungo percorso, perché il materiale da tutelare è veramente tanto, ma questi segnali sono assolutamente significativi in vista poi di indicare un percorso, perché magari anche persone che avrebbero materiale non sanno, non si orientano, quindi questo è certamente un indizio. Grazie.